colpire il forno, così. Questa cosa non la vedo mai fare, non so perché. Farina sotto. Ok, non devo vedere farina, se no va tutto per terra. Meno sporcate, meno pulite. Poi ABC, ABC, ABC. Vi ho detto, invece che tirarla qua, che la indebolite, il tigam, che la buchi sempre, invece che fare la BC qua, fallo qua la BC, così, ABC, ABC, ABC. Quando tu snervi il bordo, il centro viene da solo, ok? Va bene? Adesso non tiratela troppo, si sbatte, si va di qua, ok? Così, gli dà l'ultima aggiustatina, vado con la salsa sopra, una cucchiaiata, sbatto qua, ecco, questo bisogna evitarlo, se ho una goccia, subito asciugare. Uno, due, tre, così, ok? Con la pala, ripeto per l'ennesima volta, avanti, la pala sporca, si pulisce. Allora, avanti, mi fermo col petto. Se non riuscite a fare questo, non potete andare avanti. È inutile soffrire, no? È come uno che si mette in mare con la barca che fa acqua. Cosa fate? Continuate ad andare in mare? Se tu vai in mare con la barca che viene dentro l'acqua, cosa fai? Devi stare lì a buttare fuori l'acqua, tapponare, soffri. Vuol dire che non è pronta la barca per andare in acqua. Allora si torna in secca, tornate a farne una bianca, vi mettete là e finché non imparate il movimento, non andate avanti. Perché state soffrendo, non state imparando, state perdendo tempo, ok? Quindi, quando va giù Maria, devi fare i colpettini, piano, ok? Questo è piccolo, allora cosa devo fare? L'allargo fino ad arrivare qua. Non voglio vedere pizze piccole, ok? Questa deve essere allargata da qua a qua, se no non infornate. Chiaro? Allora, il forno va gestito, lì abbiamo già cotto, allora la metto qua. La metto qua, piccolo lancio, tac, ta 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 ta. Questo voglio vedere.